Ciao a tutti ragazzi, buon giovedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di tenervi sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Quest'oggi cominciamo da Epic Games. Ricorderete infatti che nel corso dei VGA 2011 la casa aveva annunciato Fortnite, un nuovo progetto sul quale non eravamo riusciti a sapere moltissimo. Adesso, grazie ad un nuovo numero della rivista americana Game Informer, sono trapelate diverse informazioni. Innanzitutto sappiamo che si tratta di un third person shooter, ma questo potevamo già immaginarlo. Tuttavia molto diverso da Gears of War, più forse ispirato alla saga di Diablo. Si parla di moltissimo territorio da esplorare e addirittura di fortezze da costruire. Naturalmente dagli Epic ci aspettiamo moltissimo e non vediamo l'ora di saperne di più. E passiamo a 2K Games, che ha finalmente annunciato Borderlands The Pre-Sequel. Il gioco si ambienta tra il primo e il secondo episodio, permetterà di esplorare la luna di Pandora, combattere a fianco di Jack il Bello e partecipare alla costruzione della pericolosissima Hyperion. Uscirà nell'autunno 2014, attualmente in sviluppo naturalmente presso Gearbox, ma anche con l'aiuto di 2K Australia, e le piattaforme prescelte sono PC, Xbox 360 e PlayStation 3, quindi niente next gen. Non vediamo l'ora di saperne di più. Sicuramente vi ricorderete di quando vi avevamo parlato dei rumor relativi alla versione PlayStation 4 di The Last of Us. Ecco, finalmente Sony l'ha confermata insieme a Naughty Dog, naturalmente. Ci saranno, come avevamo previsto, dei controlli specifici per il DualShock 4, ma anche un rework a livello di grafica, modelli poligonali, ombre ed effettistica, e naturalmente il gioco girerà a 1080p e comprenderà tutti gli DLC finora usciti. E si ritorna a parlare di The Crew. Ubisoft infatti ci ha tenuto a rassicurare i fan che temevano un ulteriore rinvio e ha confermato che assolutamente il gioco uscirà entro l'autunno 2014 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Relativamente alla parte tecnica, il publisher ha confermato i 1080p ed i 30 frame per secondo e controlli specifici per il touchpad di PlayStation 4, anche se ancora non sappiamo in che modo verrà sfruttato. Ci aspettiamo naturalmente un annuncio della data d'uscita ufficiale durante l'E3 2014, restiamo a vedere cosa succede. Buone notizie per Atlus. La compagnia ha infatti svelato di aver distribuito oltre 350.000 copie di Persona 4 Golden. Lo ricorderete, è uscito su PlayStation Vita ed è un remake dell'omonimo titolo uscito su PlayStation 2 nel 2009. Si tratta naturalmente di un bellissimo risultato e sicuramente è anche merito degli sviluppatori, dato che questo remake migliorava moltissimi aspetti del gioco, aggiungendo anche nuovi personaggi e presentando un upgrade grafico notevole. Quindi un ottimo lavoro e ottimi risultati per quello che è attualmente uno dei migliori titoli disponibili per PlayStation Vita. E passiamo a Nintendo, dato che Kenta Motokura e Yoshaki Koizumi, due sviluppatori di EA di Tokyo, hanno svelato di essere al lavoro su un nuovo titolo per la serie fortunatissima di Mario. Ancora non sappiamo per quali piattaforme sarà destinato questa nuova produzione. Sappiamo tuttavia che i due hanno affermato più volte di avere delle ottime idee relativamente a sfruttamenti interessanti del gamepad di Wii U. Rimaniamo naturalmente con le antenne drizzate per saperne di più in futuro. E chiudiamo, come sempre, anche l'edizione di oggi con le nostre personalissime top e flop news. E la top di oggi non può che andare a Super Smash Bros. Nel corso di un lungo Nintendo Direct, il game director Masahiro Sakurai ha infatti svelato molti dettagli relativi alla produzione. Si comincia con la data d'uscita, che per entrambe le versioni è stata confermata al 2014, anche se 3DS uscirà un po' prima, mentre invece per Wii U bisognerà aspettare fino all'autunno. La versione portatile avrà inoltre una modalità extra ed esclusiva definita Avventura Smash, che permetterà a quattro giocatori di esplorare un dungeon in cerca di preziosi oggetti e poi combattersi senza esclusione di colpi. Sono state confermate modalità online per entrambe le versioni e anche l'inserimento nel roster dei due Pokémon Charizard e Greninja come personaggi giocabili. Quindi davvero ottime notizie per uno dei prodotti Nintendo più attesi di questo periodo.
E il flop di oggi non può che andare a Kinect Sport Rivals. Nonostante infatti uno sfruttamento della periferica piuttosto interessante, il gioco non ci ha davvero convinto, dato che modalità come il bowling e il tennis si erano già visti in moltissime altre produzioni, mentre invece specialità come l'arrampicata, ad esempio, ci hanno veramente deluso quanto a meccaniche. Onestamente preferiamo attendere Dark Dreams Don't Die, meglio conosciuto come D4, per valutare al meglio le potenzialità del nuovo Kinect. E questa era l'ultima notizia di oggi, quindi vi diamo appuntamento come sempre a lunedì prossimo. Ciao!